Allora, raga, prima che parte il video, vi lascio un link qua sotto che è il mio link di Vinted, dove troverete tantissime cose. Ho molte recensioni positive e molti articoli di qualsiasi tipo: peluche, costumi, vestiti, tutto. Quindi bicchieri, ho veramente tutto nel mio armadio. Passateci e se vi interessa qualcosa comprate. Bello. Prezzi bassissimi comunque. Ora vi lascio magari un link, cioè un link, un video dove vi mostro le cose che ho. Cioè non proprio, cioè tutte le recensioni e il numero degli articoli. Raga, questa qui è la schermata principale. Questo qui è il profilo. Andiamo a vedere le recensioni, quelle scritte magari in altre lingue, ve le traduco. Così magari le fatto. Questi qua sono i miei articoli, ben 113 articoli, raga. Quindi, se volete, andate nel link e 4 stelle e mezzo e vi aspetto. Buona visione. Ebbene sì, raga. Ebbene sì. Zaniolo Roma è rottura totale. La Roma lo ha messo sul mercato. La valutazione della Roma per Zaniolo è di 40 milioni, ma io penso sinceramente che si possa chiudere anche ai 30, intorno ai 35. Su di lui c'è forte l'interesse del Tottenham, il suo procuratore è stato avvistato a Londra. Ci sta ovviamente la Juve, ma penso che in Italia nessuno ti darà quei 35-40 milioni che chiedi, anche perché in Italia una squadra italiana magari sa che l'anno prossimo magari lo potrà prendere a 18, gennaio dell'anno prossimo magari a 8 e tra un anno e mezzo completamente a 0. E quindi la mentalità delle squadre italiane è questa, mentre magari per le squadre inglesi vai a vedere, stanno facendo delle spese folli, quindi io penso che una squadra che ti dia 40 milioni per Zaniolo ci sia. Una su tutte appunto il Tottenham. E l'abbiamo visto che secondo me, raga, tra quelli che sacrificerei, sì, Zaniolo è tra questi, quello che sacrificherei. Perché comunque, da quando si è ripreso dall'infortunio, non è più il Zaniolo che abbiamo visto, che abbiamo visto prima dell'infortunio. Anzi, dei due infortuni. Eh sì, quindi tra i più ora però se appunto chiediamo 40 milioni e una squadra ci dà, io spero che questi 40 milioni, raga, vengano reinvestiti nel mercato, quindi significherebbe sia Frattesi, perché comunque Frattesi alla fine lo andresti a pagare 20, ah, il Sassuolo chiede 35 milioni, tu gli dai 35 ma 10 te ne ritornano indietro, perché comunque abbiamo il 30% sulla rivendita, quindi 10 milioni ci ritornano a noi, quindi lo andreste a pagare 25 Frattesi. Si parla anche di Aouar, ma raga, ok, questi qua, ma questi vanno bene per avere più giocatori a centrocampo, perché comunque Zaniolo è un trequartista. Uno dice, ma lei hai preso sul Balkan. Sì, ok, sul Balkan, ma comunque, cioè per come la vedo io sul Balkan non sarà mai ai livelli di Zaniolo. Quindi io spero anche in un trequartista venga preso, anche se lì ci avresti poi il Shaarawy, ci avresti i Pellegrini, ci avresti Dybala, ci avresti sul Balkan, ci avresti Volpato. Quindi là, raga, la concorrenza ci sarà. A questo punto preferisco che la Roma quei 40 milioni li reinvesta per un difensore centrale forte. Magari di piede mancino come chiede Mourinho, visto che
Abbiamo quattro difensori, tutti e quattro destri. E magari anche per Frattesi, cioè, così almeno potresti fare Matic Frattesi, Matic Wijnaldum quando rientrerà, Cristante Wijnaldum, Cristante Frattesi, perché Cristante Matic insieme no, no e no. E niente, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Io alla fine spero che rimanga e che riesca a prolungare il contratto, ma le speranze, raga, le inizio a perdere anch'io. Infatti, ieri ho fatto un post, cioè un post, una storia su Instagram, sui miei due profili, dove dico che spero che rimanga, ma ormai è fatto il suo passaggio. Per questo tutto, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella. Ciao, raga.